Da Campobasso a Termoli a piedi, 15 ore e 10 minuti per coprire 72 km e mezzo. Una vera impresa, dato che camminare così a lungo paradossalmente è più faticoso che correre. Walk to the Coast è l'iniziativa ideata dall'Associazione Diabetici Molisana. È stata un'esperienza estremamente positiva. Tutti i partecipanti hanno partecipato realmente e non solo dal punto di vista podistico, ma anche dal punto di vista umano e della possibilità di creare un legame che, anche se è durato così poco, resterà sicuramente nel tempo dietro un'idea. Che cosa si sente, si vede, si percepisce camminando la notte lungo la Bifernina? Si scopre un qualcosa, è drammatico scoprirlo, perché la facciamo migliaia e migliaia di volte in macchina e scopriamo che esiste una natura meravigliosa. Esiste un'oasi naturale ricca di uccelli di varie nature, di animali che di notte la animano, che credo che vada presa in considerazione per farne qualcosa di importante proprio a livello regionale. Con questo sforzo i partecipanti hanno richiamato l'attenzione sui benefici del camminare. Per i diabetici è fondamentale fare attività fisica. Mezz'ora per le donne, tre quarti d'ora per gli uomini a giorni alterni sono una vera terapia che può anche evitare il ricorso ai farmaci. I camminatori sono partiti ieri pomeriggio alle 4 da Campobasso, armati delle migliori intenzioni. Pronto per questa camminata? Si è preparato? Psicologicamente. E fisicamente? Spero di sì. Svolge regolarmente attività fisica? Beh, sì, diciamo di sì, due volte alla settimana, due o tre volte alla settimana. Benefici? Ottimali. Intende arrivare fino a Termoli? Sì. Poco importa che qualcuno prossimo alla meta sia dovuto salire a bordo del mezzo di appoggio. Questo non è che l'inizio. Per diffondere la cultura del movimento, l'Associazione Diabetici Molisana, al di là di questa iniziativa dimostrativa, promette di organizzare presto nuovi appuntamenti alla portata di tutti.